crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori, è caduto un apparecchio. Questo è il terrapieno che sorregge il tempio. Già monco dell'ala sinistra l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati due dell'equipaggio. Questa è la breccia che aprì il motore centrale, finito accanto ai piloti. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casa Albore, la fotografia del campo di Lisbona. E scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalù. E Sentimenti non sapeva che Bacigalo tenesse tanto vicino. E ancora scarpe. Quanti gol avranno segnati? Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Greza, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Super. Addormentarmi così. Solo 4 giorni prima della partenza per Lisbona, un giocatore granata, Martelli, aveva cantato alla radio quello che sarebbe diventato un presagio. Bocca, bocca.